Tutto è cambiato, il punto conquistato a Cittadella sicuramente temprato e rossoblù che finalmente hanno interrotto una serie negativa riuscendo a conseguire due risultati utili consecutivi, non succedeva da tante gare, con una maggiore fase difensiva cresciuta notevolmente e con la speranza che la fase offensiva cambi, e ci riferiamo alle diverse occasioni da gol non finalizzate, affrontare il Brescia sabato prossimo non sarà un'impresa difficilissima, anche se la gara da considerare uno spareggio riserverà tante insidie. Come spesso ho ribadito, la salvezza del Crotone passa dall'uscita, dalle rimanenti 11 gare da giocare. Il Crotone ne avrà 6 in casa, con Brescia, Spezia, Lanciano, Avellino, Varese e Virtus Entella, e 5 fuori, Perugia, Bari, Modena, Provercelli e Frosinone. Si inizierà sabato con il Brescia e dovranno essere assolutamente 3 punti da incamerare in classifica. Nei giorni scorsi Villa Margherita è stata teatro delle finali regionali di Corsa Campestre. Oggi vi proponiamo una prima parte. Presidente, bisogna ammetterlo, ringraziamo per questo anche Santino Mariano. L'organizzazione è perfetta, il percorso è perfetto, a dimostrazione che in Calabria potremmo fare tantissimo. È vero, e indiscutibilmente bisogna ringraziare Santino Mariano, l'ufficio provinciale di educazione fisica, che si impegna tantissimo a organizzare questi eventi. Abbiamo avuto modo di vedere tutto quello che ha preparato il professore Mariano, l'opuscolo, il percorso, le premiazioni e quanto altro è necessario per un perfetto svolgimento della gara, che secondo me si è svolta alla perfezione. Mi dicevi che forse questa possibilità poteva essere coltivata di organizzare una gara nazionale qui in questo circuito? Esatto, ci siamo candidati quest'anno per ospitare la finale nazionale di Corsa Campestre. La risposta qual è stata? Ancora non l'abbiamo avuto per certo, ma credo che vada per altri lidi, diciamo. Non siamo stati competitivi sui costi rispetto a Cesenatico, insomma. Per cui molto probabilmente andrà a Cesenatico, ma ci abbiamo provato e ce l'abbiamo messa tutta per... Ci riproveremo. Certo, ma questo è un luogo che ci consente di spenderci da questo punto di vista. L'organizzazione locale, come dire, gli alberghi devono fare qualche passo in più per essere competitivi con realtà come Cesenatico, come Rimini, Riccione, dove i prezzi sono più bassi rispetto a noi, ma se vogliamo portare eventi nazionali dobbiamo ragionare, come dire, con una mentalità nazionale, non con una mentalità locale. Andiamo. Alex, complimenti, perché so che dovrai anche difendere il titolo alle fasi nazionali. Bravissimo. Ti alleni in questa disciplina? Sì. Pratichi qualche altra disciplina? No, però ami il calcio, mi dice la tua insegnante. Sì. In bocca al lupo, bravissimo. È sempre un piacere, in ogni caso, fare in modo che ci siano delle possibilità maggiori per tutti. Ma la nostra è una scuola che dà ampie possibilità, facciamo quasi tutto. Si riferisce alla sua scuola in particolare o in genere? Alla mia scuola in particolare, che è la scuola media di Acri, l'ex secondo circolo. È una scuola che si distingue quasi sempre dal punto di vista sportivo e soprattutto con i ragazzi che hanno veramente bisogno di frequentare questo tipo di attività. Perfetto, grazie. Tu sei delegato del Comitato Italiano Paralimpico, siamo attivi in Calabria. Questi, diciamo, come possiamo dire, la possibilità di emergere c'è in Calabria. Ovviamente questi atleti speciali, questi ragazzi meravigliosi hanno solo bisogno di essere indirizzati in un'attività sportiva. Siamo forse un po' noi, un po' meno fortunati noi, le nostre menti sono un po' ottuse, un po' chiuse sotto questo punto di vista. Ma non perché ritengo che si considerino meno dotati, assolutamente no. Non si sa, il problema non si sa di questi ragazzi eccezionali. Lui è arrivato, Alex è arrivato nei primi 10 rispetto a quello che è un contesto normale, quindi questo ci fa capire che veramente lo sport è alla portata di tutti.